Aero 2016, tra le tante novità abbiamo quest'anno la Next Aircraft e siamo qui con Roberto Trepiedi. Roberto, ci puoi descrivere quali sono le vostre novità quest'anno? Beh, quest'anno abbiamo portato la versione MK2 dell'MD3, che è una, diciamo, una versione avanzata rispetto all'MD3 classico. Dal vecchio progetto del Rider MD3 di Jaro Dolstal abbiamo applicato dei concetti aerodinamici che erano cari alle macchine che costruivamo prima ad alte prestazioni, tipo una ricerca aerodinamica molto particolare per quello che riguarda i flussi. Queste alette sono dei raddrizzatori di flusso, hanno permesso di generare dei flussi lineari in modo da non creare turbolenze nella parte posteriore della cabina. In termini, in soldoni, ci portano quasi 10 km all'ora di velocità in più e una fluidità aerodinamica maggiore. E poi abbiamo applicato anche delle altre soluzioni a livello strutturale che hanno permesso di avanzare ancora più in là, portando la macchina a crociere dell'ordine di 200 km all'ora serenamente, anche in turbolenza. L'impianto carburante è stato rivisto completamente, adesso montiamo un sistema aeronautico abbastanza sofisticato, un'avionica completa digitale della Flybox con autopilota. Puoi vedere anche gli indicatori di carburante sulle ali, di tipo meccanico, per cui non danno problemi elettrici, non danno false informazioni. Questo è un sistema costruito in Australia che noi importiamo e montiamo di serie ormai. Il paracadute di serie che montiamo adesso è il BRS. Un'altra novità è l'applicazione di un trim elettrico sull'alettone. Questo ci dà la possibilità di trimmare anche con carichi asimmetrici l'aeroplano per diminuire gli sforzi e dare più conforto al volo. Questa è la versione, questa cellula è la versione, la nuova versione con le Big Wheel, praticamente un velivolo tuttoterreno per atterrare in posti molto difficili, con i terreni anche sabbiosi o addirittura sui sassi dei fiumi. Sono cambiate le balestre, che adesso sono in un materiale metallico particolare, è cambiato il sistema di comandi, adesso è possibile avere la macchina con il volantino anziché le cloche, possiamo vedere l'applicazione anche della pompa del freno, che adesso è montata in modo ordinato con un sistema ad alta pressione. Siamo passati dai 90 bar agli 800 bar di pressione. Per quanto riguarda i materiali, sempre il 41-30 per quello che riguarda il telaio e il 20-24 T3 per quello che riguarda tutte le altre parti metalliche dell'aeroplano. Le saldature sono state fatte a TIG e la verniciatura a polvere, praticamente come quello delle moto di grossa cilindrata.